Intensificati i controlli della Guardia di Finanza ad agosto per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In particolare, l'attenzione è stata rivolta sulla mancata misurazione della temperatura dei clienti dei negozi e l'assenza dei registri d'ingresso. Nel corso dei controlli sono state inoltre denunciate 32 persone e segnalate 39 per vendita di sigarette di contrabbando, contraffazione e spaccio. In seguito all'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto è stata inoltre assicurata vigilanza fissa al molo Beverello e calata Porta di Massa, nonché sui litorali e sulle isole. In particolare a Capri Ischia, i finanzieri hanno sequestrato centinaia di grammi di marijuana, hashish, cocaina e spinelli nella zona della Movida e denunciato per spaccio un 17enne e segnalato 21 giovani come assuntori. Nel napoletano sequestrati oltre 100 kg di sigarette e denunciati 16 responsabili. A Napoli inoltre sono state sequestrate oltre 1.400 sedie sdraio per bambini con marchi contraffatti e sono stati denunciati 2 responsabili. A Castellammare infine sequestrate decine di borse contraffatte e denunciato un cittadino extracomunitario per contraffazione, ricettazione e immigrazione clandestina.